Che fa? Che fa? Pazzo di un panda. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Non so. Questo attacco incredibile in scatto. No, come... No, scusami, come ha fatto a fare quell'attacco? Ma guardalo! Oh! Devo dare... È come Dark Souls, devo... Devo dare un tocco e poi... Come facevo a pararmi? Ma no, è Pietro Baldi! È Pietro Baldi che fa il lupo. Ma vedi? Ah, ecco come si fanno a evocarli! O meglio... Cioè, l'abbiamo evocato solo per un attimo, però... Puoi evocarli come support durante una battaglia, ma è proprio tipo un colpo e basta. Però si ricarica. E what time? Si ricarica continuando a colpire i nemici. Dai, maestro, che fa? Un sacco di roba. Hai bisogno di una mano? Mi servi, ma non per portare queste cose. Per cosa? Devi difenderci dai lupi che hanno infestato la foresta lungo il nostro cammino. Conto su di te. Certo, come no. Vabbè, maestro. Maestro, l'uscita è da quella parte. Dove sta andando? Perché sta andando di là, maestro? Vabbè, io vado di qua, visto che si è aperta sta porta. Vai alla sala... Ah, no! Scusami, a cosa mi è servito che mi aprivi quella porta? Vabbè, seguiamo il maestro, va. Maestro, dove dobbiamo andare? Mi dica. Cosa facciamo? Dobbiamo andare in nave? Con la barchetta? Vai alla foresta di bambù. Maestro, salga, per favore. Ti giuro che se cadeva ridevo. Ridevo solo per sta cagata. Ecco, c'è la foresta di bambù. Mentre il maestro croca è lentissimo. E qui possiamo usare la gru. Dove dobbiamo andare noi? Allora, io non ti... Sto zitto. Sto zitto. Stavo per dire la frase. Io non ti dico che questo gioco è brutto. Ma se fosse stato fatto come il primo sarebbe stato meglio. Un vaso, piccolo così, lo rompi, trovi un vaso d'oro grosso così. Certo, 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 certo. Dobbiamo restituire prestigio. E io mi faccio ancora delle aspettative per sti giochi, Maestro Croc. Il tempio è fonte di ispirazione e orgoglio. Scusate, maestro. Fortuna che non abbiamo ancora incontrato lupi. Certo. Già. Colpiamolo. Vai, colpisci Gru. Bel colpo. È arrivato, ha fatto un calcio volante e se ne va. Dai. Morto? C'è qualcun altro qui? Grazie del consiglio. Questa è stata la cosa più utile che mi ha detto il maestro Crocco. Che li lancio in aria e gli posso rompere lo scudo. È stata la cosa più utile che mi ha detto fino ad ora. Morto? Beh, se non lo era prima, lo è sicuramente adesso. Ah, mamma mia. Come dicevo, io ancora mi faccio delle aspettative. Mi faccio ancora delle aspettative per questi giochi. Ma perché fanno sempre il... Facevano ormai il primo bello e gli altri sono tutti spazzatura. Tutti gli altri sono feccia. Non avete creato abbastanza problemi voi palle di pelo. Ora vi beccate un po' di mosse da panda. Voi palla da pelo.
Intanto maestro Croc gliene sbatte la frega a nessuno. Maestro, stia zitto per favore. Che tra l'altro sto andando nelle opzioni per allora, la musica è a questo livello e non si sente una sega delle voci che sono al massimo. Te, facciamo così. Magari finalmente capiremo cosa ci dice il maestro. Già, grazie maestro. Allora, avrei potuto ucciderlo. Non posso batterti? E chi lo dice? No, sei un panda. Ecco fatto, allora. Avete visto? No, non ti ha visto nessuno, sei lì da solo. Morti? Ecco fatto. Vai. Ti sta bene. Che gran combattimento. Mamma mia. E il bello è che io non capisco niente di quello che dice, perché ha un volume talmente basso Croc che, mamma mia. Detto ciò, fammi prendere tutti gli oggetti che ci sono in sta zona, che appunto io ancora non ho capito se ci servono o meno, però. Oh, il gioco te li dà lì, prendili, no? Prendi sti piatti. Oh, 36 su 36, fantastico. Proseguiamo, maestro. Ah, il santuario era un posto tranquillo, perfetto per meditare. Era? Non lo è più. Sembra che i lupi l'abbiano messo sotto sopra. Ecco qua. Io l'ho detto. Sto gioco basta che tu continui ad attaccare col triangolo e neanche lo sbattimento di fare altro. Al massimo schiacci cerchio quando loro fanno l'attacco e via. Insta kill subito. Guarda, io sto continuando a premere triangolo perché ormai ho capito che quando ho finito la combo loro fanno il contrattacco. Hai usato molto bene le tue abilità, maestro. Ora vediamo. I lupi sono venuti da là, quindi il tempio deve essere da quella parte, giusto? No, il tempio è là, è quello rotto. Non sapete dove state andando, vero? Certo che lo so. Ovunque sono diretto, arriverò. Certo. È come la mia ragazza quando si perde durante le strade e dice: io tanto, prima o poi dovremmo arrivare da qualche parte. Ah, mamma mia, maestro, il tempio è qui e l'hanno distrutto. Non vorrei distruggerle il sogno. Però, detto ciò, non c'è nulla qui? Sì, c'era un cacchio di vaso d'oro gigante. Qui invece c'è una sega. Proseguiamo, maestro, andiamo a farci un giro assieme. Essere vicini, lo sento. Sì, siamo vicini. Vicini a un'armata di lupi. Armata, 5 lupi. Quanto non gliene frega una sega lui. Allora, facciamo la cosa. Ovviamente più giusta al momento. Tiriamo giù questi qua coi petardi. Qua non c'è nulla, almeno credo. Sai che ci ho sperato che qualcuno fosse lì e che l'avrei colpito? Ci ho sperato veramente. C'è più nessuno? Già finita la grande armata? Mamma mia, la pericolosità. Ecco fatto, già che ci sono prendo tutti gli oggetti prima che il gioco mi faccia avanzare. Oh no, guardalo lì col suo lanciarazzi pericoloso. Salta però, po. Altri? Ecco qua. Oh, adesso mi sparo in faccia.
Sì, siamo vicini. Secondo i miei calcoli, il tempio è dietro a questo muro. Maestro, siamo bravi nel Kung Fu, ma non credo che possiamo attraversare i muri. Basta romperlo? No, è ora che ti insegni una tecnica che chiamo espugno. Espugno? Sembra una mossa mitica. Cerca crepe o cedimenti nel muro. Pochi colpi ben piazzati e crollare. Provaci. È qui la crepa. Cerca crepe o cedimenti nel muro. Ah, ecco. E ora, maestro? Prova la tecnica in pugno. Il tuo addestramento è fatto, a posto. Puoi rompere tutto ora. Fatto, maestro Po. Ma cosa mi sorprende a fare? Bella questa mossa. Fai L1 cerchio. Esplode tutto. Senza neanche il movimento. Così, tutto questo legno spaccato da tutte le parti. Ah, siamo tornati dove eravamo prima. Oh, cielo, questo posto è familiare. Dovremmo quasi esserci. Sembra familiare perché ci siamo già passati. Maestro, credo che stiamo girando in tondo. Siamo già stati qui. Ma va? Dovremmo muoverci su una linea, non su un cerchio. Vediamo. Un po'? Forse ci siamo persi. Davvero? Sì, concordo, maestro. Forse un po' di meditazione ci aiuterebbe a trovare il giusto cammino. Idea! Il santuario! E se tornassimo al santuario? Avete detto che è un posto perfetto per meditare, no? Sì, un posto quieto per una mente libera. Forse così mi ricorderò tutto. Buona idea, maestro Po. No. Non aggiungerò niente a questa scena io. Non aggiungerò nient'altro a questa scena, più di quanto non serva. Ecco qua. Non ho capito cosa sia successo, però credo di aver rotto i loro scudi. E ti sta bene. Provalo. Ecco fatto. Mamma mia. Mossa perfetta. Avete visto? No, ho sentito l'aria giungere dai tuoi pugni furiosi. Non ho sentito l'aria, ma vabbè. Ma quindi, scusami un attimo. Non picchiarti. È un pugno teletrasporto in pratica. Grazie Gru di avermi salvato. Ecco fatto. No, ma maestro, rimanga pure lì e non faccia nulla, mi raccomando. Vorresti vedere cos'altro vi serve? Faccia pure nulla, maestro, mi raccomando. Che mi dite se cerco di ricomporre il santuario così potete meditare in pace? Se riesco a sistemarlo, ecco. E ora? Mi sa che devo rimettere a posto tutte quelle statue di leoni. Come? E cosa devo fare? Ah, tutto qui? Vabbè, oh. Bello. E ora? Mi sa che devo rimettere a posto... Fantastico! No. Proprio non va. Ecco, questa è stata esteticamente la scena più bella. L'unica. Pace. È stata l'unica scena che avrei salvato di questa parte. E ciù. Po, ho scoperto il piano dei lupi. Gru, il maestro Croc sta meditando. Non posso crederci. Li hai trovati? Sì, e possiamo sconfiggerli. Hai tuo aiuto. Ci sarà un sacco di kung fu. Beh, dovrei aspettare il maestro Croc. Non posso aspettare. Andiamo. Kung fu in azione. Sono spastico, aiuto! Dammi sti piatti, va. Ma non mi hai detto dove devo andare? Di qua, forse?